Parliamo delle forze che dalla massa grande del corpo, convogliate attraverso l'arto inferiore, la gamba soprattutto esterna alla curva, arrivano al piede, alla caviglia per trasmettere energia e creare il vincolo, la presa di spigolo. Si sente molto ragionare in termini di percentuali di carico diverse sulla parte esterna, sulla parte interna. Noi vi invitiamo a ragionare sempre, a cercare sempre il 100% di carico sull'esterno. Questo è un discorso che riguarda le forze che sono sull'asse della gamba esterna, che trovando il piede esterno e il vincolo diventa molto molto efficace. Ci sono altre forze che saranno quelle a taglio che andremo a vedere in una prossima puntata e scoprirete che sono di gran lunga più importanti. Stiamo entrando in una curva a sinistra, quindi grande velocità in diagonale dall'uscita curva verso destra e quindi grande energia che ci farà sbandare o comunque che tenderà a farci sbandare. Noi cosa facciamo? Vincoliamo con i piedi le caviglie, creiamo presa di spigolo e il corpo che cosa fa? Va contro la forza in modo che la combinazione tra questa forza e questa produca poi la famosa risultante sul punto d'appoggio che noi consigliamo di valorizzare al 100% senza preoccuparsi di percentuali diverse da attribuire allo sci esterno alla curva e all'interno. Quindi questa, diciamo, è la configurazione classica che si è sempre vista, dove si considera come forza che produce presa sul vincolo questa forza sull'asse della gamba esterna. È importante ovviamente, ma non è la più importante. Ci sarà una forza in questo senso da creare e lo vedremo successivamente. Per adesso manteniamo l'idea comunque che per quanto riguarda il sostegno dei carichi è l'esterno al 100% che deve lavorare. E vediamo in questa serie di balzi in palestra come è logico, naturale, che l'appoggio debba essere 100% su quello che sarebbe lo sci esterno in una successione di curve. Lo vediamo qua subito applicato sulla neve, è molto evidente la parte attiva nel sostenere i carichi, nel trasmettere energia al terreno e la parte esterna alla curva. Vi lasciamo a queste immagini in modo da identificarvi con lo sciatore e con lo sforzo prodotto sulla parte esterna. Ok, abbiamo visto allora come agire al 100% sulla parte esterna per sostenere i carichi e trasmetterli al terreno. In una prossima puntata, e non perdetela, vedremo delle forze ancora più importanti, saranno quelle che ci faranno tenere veramente, aumentare moltissimo la nostra efficienza nella presa di spigolo. Saranno le forze a taglio.